Scritto e diretto dal regista brindisino Federico Rizzo e prodotto dalla Giuseppe Romanelli Film di Martina Franca, è stato presentato a Manduria il film Il Contrabbandiere, girato a Manduria, San Pietro in Bevagna, Campomarino, Brindisi, luoghi con paesaggi bellissimi che contrastano però con la drammaticità dei temi affrontati. È la storia di un ristoratore in crisi a causa dei rincari dovuti alla guerra in Ucraina, che convince i suoi amici a ripristinare il contrabbando di sigarette, stroncato nel 2000 con l'operazione Primavera della Guardia di Finanza. Ma non è un film sul fenomeno del contrabbando, è il pretesto per denunciare la rabbia dei cittadini per la crisi sociale ed economica che vive questa zona. Dei luoghi incredibilmente belli che in qualche modo il turista conosce già, ma che contestualizzati in un film drammatico come Il Contrabbandiere, che parla soprattutto di politica e del bisogno di riscatto sociale che hanno le future generazioni, acquistano ancora più forza drammatica. Abbiamo scelto un direttore della fotografia albanese perché a volte gli stranieri riescono a capire delle cose che gli italiani non riescono a comprendere e a valorizzare. Spesso nel cinema si è utilizzata questa cosa di utilizzare dei direttori della fotografia stranieri e il nostro è rimasto veramente incantato dai paesaggi. Campomarino, come giustamente lei citava, Manduria, ma anche Martina Franca, Brindisi, le marine di Brindisi. C'è tanto tanto a bellezza oltre a un contesto socio-politico drammatico in cui si svolge la vicenda del nostro contrabbandiere. Un cast formato da numerosi attori emergenti selezionati dall'organizzatore generale, il manduriano Salvatore Guerriero, che ha parlato inoltre delle sinergie che si sono create con il territorio e le sue realtà produttive. Noi abbiamo avuto un bravissimo organizzatore generale che si chiama Salvatore Guerriero, che è del posto, che ci ha aiutato. Abbiamo aperto i casting democraticamente a tutti, anche su volere della produzione, la Giuseppe Romanelli Film, e si sono presentati 500 attori, aspiranti attori da tutta la Puglia. Noi crediamo di aver preso i più idonei in qualche modo al ruolo, al personaggio e anche alle ambizioni che avevano, perché io credo che anche un messaggio che lancio ai miei colleghi: bisogna un attimino svincolarsi dalle lobby delle agenzie di casting e bisogna aprire i casting democraticamente a tutti. Chi è bravo, chi se la sente, ce la fa. Per quanto riguarda proprio il territorio, i ragazzi, tutte le persone che abbiamo coinvolto in questo progetto, sono delle persone che semplici, che non hanno studiato, ma è come se loro avessero un'esperienza veramente molto molto di un livello alto. Non avevano bisogno di fargli 10.000, erano subito pronti, senza prove, senza niente, riuscivano a dare il massimo. Non è stato difficile, anzi poi quando c'è il coinvolgimento di tutti quanti e il voler fare bene, le cose si raggiungono sempre, gli obiettivi si raggiungono al massimo. Insomma, è stata una cosa, veramente un'esperienza bellissima. Da ripetere, assolutamente sì. Il produttore Giuseppe Romanelli ha già reso note date e luoghi delle prime proiezioni. Il 10 marzo al Cinema Impero di Brindisi, il 25 marzo al Cinema Orfeo di Taranto. Come nuova casa di produzione ho deciso di approfondire un attimino questo bellissimo film per la Puglia. Il 10 marzo a Brindisi è la prima uscita del film. E stiamo già organizzando che vogliamo fare anche la seconda parte ancora, di continuare questo progetto nei futuri anni.